Ciao a tutti, hi everyone. Vi faccio l'elenco del materiale che servirà per la diretta di venerdì sera e vi faccio anche vedere come preparare il disegno in modo tale da arrivare già pronti. So, as you probably know, if you follow me on Instagram or Facebook, on Friday the 18th at 9 p.m. Test time, I will paint live again and you choose this subject with hay bales. So this is the drawing that you need to prepare, and now I'm going to show you the materials and what you need to do before start the painting live with me. Allora, la prima cosa che facciamo è andare a mettere del liquido di mascheratura sulle nostre balle di fieno. The first thing that we have to do is to mask out the hay bales with a bit of masking fluid because we want to preserve the light in this area at the top of them. Ovviamente lo mettiamo perché vogliamo mantenere delle zone di luce sulla loro sommità. Quindi prendiamo il nostro liquido di mascheratura e lo stendiamo sopra. Quando usate il liquido di mascheratura, utilizzate un pennello vecchio che non so, prima o poi, se anche si consuma, non comporta un grande dispendio. So, as always I say, when you use masking fluid, use an old brush, a weathered one, that it's not a problem if it's all gummed up at the end. So this is part one. And then what we want to do is to mask out also these bushes because they are lighter than the woods that we have behind them. E poi andiamo a mascherare anche questi altri cespugli, perché come vedete sono più chiari rispetto alla zona posteriore. In questo caso andiamo a prendere sempre un vecchio pennello dell'acqua e andiamo a bagnare. So we take a bit of water and we put some water on the paper. That's because we want some soft, feathery, furry shapes for these bushes and I don't want them to be flat. Allora, questo lo facciamo perché non vogliamo che i nostri cespugli dietro abbiano una forma troppo squadrata, ma vogliamo invece una forma molto, molto soffice. E andiamo a prendere sempre il pennellino piccolo di prima. Ok. Come vedete, il liquido di mascheratura si spande. So you see we have very soft edges. Quindi abbiamo queste forme molto morbide dei nostri cespuglietti. Come vedete, insomma, questo è tutto quello che c'è da fare per quanto riguarda la parte preparatoria. So everything you need to do before the painting is here, so we are finished with this first step. As for the colors, I will be using a very common palette. We will be using blues, French ultramarine or color blue will be fine. A bit of quinacridone red or alizarin crimson or rose madder will be fine for this purple in the sky for the clouds. Allora, per il cielo useremo dei blu, va bene, un blu oltremare, un blu cobalto, poi abbiamo un pochino di lacca di garanza rosa oppure di rosso di alizarina, carminio, rosso quinacridone per fare un pochino di violetto qua sulle nuvole. We will have a range of greens from lupus green or sap green. But you can use also a combination of ultramarine blue, emerald green, and banded brown or sepia or burnt umber as well. Per quanto riguarda i verdi,
abbiamo una combinazione di verdi, potete avere verde di Ucker, ma potete usare anche del verde smeraldo mescolato al blu oltremare e al bruno van Dyck, oppure al sepia o la terra d'ombra bruciata, o ovviamente avremo bisogno anche dei gialli, giallo limone, del giallo ocra naturale, e sì, direi che dovrebbe essere veramente tutto. So for the yellows we have a range of yellow that goes from lemon yellow to yellow ochre, and I think that that's everything, and maybe a touch of burnt sienna, un pochino di terra di siena bruciata magari, o eventualmente anche un pochino di terra di siena naturale. You can use also raw sienna. This will be more or less everything we are going to use. So I hope to see you on Friday night, and if you have any questions, please ask me, or in the comments below, or on Instagram or Facebook. Ci vediamo allora venerdì 18 alle ore 21 per dipingere live questo soggetto. Se ci sono delle domande potete lasciarmene qui, oppure sul mio profilo Instagram o Facebook. Ci vediamo prestissimo. Ciao, bye bye.